E Villabiagio riscatta subito il KO di Rimini e batte 2-1 il Castelvetro nel turno infrasettimanale, blindando il terzo posto con la formazione di Cocciari che guadagna 2 punti sul Fiorenzuola e sul Rimini capolista. Eppure la prima palla buona è per il Castelvetro con Davighi che spreca da buona posizione. Con il passare dei minuti il Villabiagio, privo di Cenerini e Rinaldi, schierato da Cocciari con un 4-3-1-2 con Kicker in porta, Pettinelli, Cangi, Polidori e Vergaini in difesa, Curti, Goretti e Trequattrini in mediana con Montanucci alle spalle di Francioni e Brunori, prende in mano il pallino del gioco e al 25esimo chiede un rigore per questo intervento su Curti con Di Marco che lascia correre. 2 minuti e Curti si ostacola con Trequattrini sul suggerimento di Francioni. Il Castelvetro messo in campo da Mezzetti con un 4-5-1 con Rossini fra i pali, Davighi, Toss, Ristori e Magliozzi nel reparto arretrato, Rondinelli, Ghizzardi, Covili, De Pietri e Kelly in mediana con il solo Lessa Locò in avanti, fatica a trovare il bandolo della matassa e al 36esimo Brunori chiede un fallo e conseguente espulsione di Ristori con l'arbitro Di Marco che lascia proseguire. Fra le proteste, il gol il Villabiagio lo trova comunque al minuto 40 quando Trequattrini dalla bandierina tocca per Cangi, palla di ritorno ancora per Trequattrini che pennella sul secondo palo dove sbuca Goretti che insacca il primo centro in campionato e la rete dell'1-0. Il Castelvetro ha subito la palla per il pari quando Lessa Locò serve Ghizzardi che trova Rondinelli sul secondo palo, palla incredibilmente sul fondo e allora il Villabiagio firma il raddoppio nel secondo minuto di recupero quando Rondinelli controlla così con la mano sul traversone dalla bandierina. Di Marco indica il dischetto, dagli 11 metri Rossini respinge la conclusione di Brunori ma non può nulla sul secondo tentativo dello stesso Brunori. 2-0 e gol numero 19 che lo fa sempre più leader della classifica marcatori. Nella ripresa il Castelvetro va in gol dopo 12 minuti con Lessa Locò, ma Di Marco annulla su segnalazione dell'assistente Robustelli. Lessa Locò ci riprova anche al 77esimo ma trova un super Kikri sulla sua strada. 2 minuti però e Castelvetro accorcia le distanze con l'incornata di Toss. Kikri allontana ma secondo Di Marco la palla ha superato la linea. Proteste del Villabiagio e tutti sul 2-1. I padroni di casa si vedono all'88esimo con una combinazione tutta firmata dai neoentrati. Rossini respinge la conclusione di Rondoni. Cardarelli viene murato sulla ribattuta e Luca Caroni conclude alto sul tentativo successivo. 4 minuti di recupero, il Villabiagio fa festa pensando alla trasferta di Piancastagnaio dove mancheranno Vergaini e Goretti, mentre Castelvetro scivola al 5° posto a -1 dal Trestina. Terza vittoria nelle ultime 4 per il Villabiagio che non fa sconti a nessuno. No, era quello l'obiettivo, di riuscire a vincere e di dimostrare che fino alla fine faremo le cose serie. Se a volte riescono siamo molto contenti, se non riescono nessuno deve pensare che chissà quali cose ci siano dietro, perché qui c'è gente seria che vuol fare le cose sempre nella maniera giusta per tutti. Un ottimo primo tempo, un 2-1, anche se in casa Castelvetro il tecnico Mezzetti dice meritavamo di vincere. Ma sai, il calcio è opinabile, io rispetto tutti, forse anche troppo, in tante circostanze sono stato zitto di tante questioni. Probabilmente sì, il Castelvetro ha avuto qualche situazione nella quale il primo tempo poteva riuscire a far gol, però mi sembra di aver visto un calcio di rigore 2 a nostro favore, delle azioni con le quali abbiamo fatto 2 gol, quindi vabbè, io ripeto, rispetto tutti, andiamo avanti, perché tanto se ci mettiamo a polemizzare con chi c'ha la necessità di giustificare alcune cose, se è venuta anche altra gente qui a dire che doveva stravincere. Poi rivedendo quello che era successo non mi sembrava che fosse così vero come poi veniva dichiarato. Lorenzo Mezzetti è un KO che pesa perché il Castelvetro si ritrova al 5° posto. Beh, non è che pesa perché ci ritroviamo al 5° posto, pesa perché abbiamo fatto una partita buonissima dall'inizio alla fine, quindi sia il livello di gioco che di occasioni. Secondo il mio modestissimo parere meritavamo anche di vincere, quindi non solo di pareggiare, ma comunque il calcio... E anche questo ci sta, a maggior ragione per il buonissimo valore del Villabiagio che sta facendo un campionato molto importante. E quindi per quanto riguarda la prestazione sono molto contento, molto amaro in bocca, perché creare così tanto e andare via con una sconfitta è brutto.